quanti fogli ha, Dio? 1799.799.799.999.000. Molto bene. Ciao. Paolo. Isabel. Questo si chiama? Petit. Petit. Allora ti do Petit. Grazie. E io mi metto lì e ti faccio delle domande. Ok. Isabel, conosciamoci un po' meglio. Quanti anni hai? 9. Puoi scrivere gentilmente con un gesto che ti piace il tuo nome nella bandiera con scritta anche l'età. Isabel, 9 anni. Che lavoro fai? Pratico ginnastica e studio cinema, cinematografica. Ah, fai l'attrice anche, quindi sì. Ginnasta e attrice. Ah, ci picchia. Guadagni tanto? Poco? No, studio e... Ah, studi, non lavori? Sì, no. Ah, ok. Senti, sei fidanzata? No. Non ci credo. Veramente? Ma veramente? Veramente? Cioè, ma una ragazza bella come te non c'è nessuno? Ma non ci credo. Beh, ma ti verranno dietro tanti ragazzi, ti fanno il filo. Uno. Come si chiama? Jacopo. Com'è che ti mostra il suo amore? Non me lo mostra. E come fai a sapere che ti viene? Allora, te lo spiego. Un giorno ero in seconda elementare, eravamo in fila. Lui ha detto a Giampiero, un altro mio compagno di scuola, che mi amava. Poi Giampiero l'ha detto a me, l'ha detto vabbè tanto io non lo amo. Lui l'ha detto a Jacopo. Poi io ho chiesto ad Emma, che è un'altra mia compagna di classe, se glielo poteva chiedere per capire. E lei gliel'ha chiesto e lui gliel'ha detto. Ma l'amore cos'è secondo te? Ma quale? Quello della famiglia o quello... Allora, quanti tipi di amore ci sono nel mondo? Tre. Allora, dimmelo. Primo. Il primo è quello della famiglia. Che quale sarebbe? Che quando vuoi bene tanto alla tua famiglia che faresti di tutto per lei. Fammi un esempio. Vediamo. Tipo... Loro, cioè, tipo, non hanno tanti soldi per farti fare una cosa. Allora... Ma loro chi? E i miei genitori. Facciamo finta che non hanno tutti quei tantissimi soldi per fare questa cosa. E allora io dico, vabbè, non fa niente, non fatemela fare. Ok. E questa cosa è l'amore che tu provi per papà e la mamma? Sì. E il secondo amore qual è? Il secondo amore è quello dell'amicizia. Quando vuoi tanto bene a una persona. E invece l'altro? L'altro è quello quando una persona sta con... cioè un maschio sta con una femmina. E stanno insieme e si amano? Sì. Come il papà e la mamma? Sì. Come un papà e una mamma, come due ragazzi, no? Sì. Questa cosa capita anche ai bambini che stanno insieme e si innamorano o no? Sì, capita. Succede ai bambini? Sì. A te non ti è mai successo, ti sei mai innamorata? E come te lo immagini essere innamorata? Cosa succede quando sei innamorata, secondo te? Quando vuoi dire un qualcosa a quello, borbotti. Cioè, fammi un esempio. Cioè che ti vergogni talmente tanto. Sì. E borbotti, questo perché ti piace, sì, talmente tanto quel bambino che non riesci a dirlo. Dunque, 9 anni, sei grande? No. Quando si diventa grandi? Quando hai, cioè tipo, non lo so, 30 anni. Ah, ok. Tipo come me. Tu quanti anni hai? Quanti me ne dai? 45. Perfetto. Ho 45 anni. Li porto bene? Sì. Grazie. Non si vede. Grazie. Sì.
Si vede che sei giovane. Grazie Isabelle, grazie, veramente un'iniezione alla mia autostima, grazie, bravissima Isabelle. Come sono secondo te i grandi? Allora, ci sono quelli simpatici che ti fanno ridere, ti fanno scherzare, ti fanno giocare, ti divertono. E poi ci sono quelli che ti scocciano, che ti annoiano, che ti fanno stare lì imparato per 3.000 anni quando tu non vuoi. Ma secondo te c'è qualcosa che i grandi possono imparare dai bambini? Di essere piccoli, perché anche quando sei grande ci sono certe cose che da piccolo ti piacevano tanto fare e ora non ce le ricordi più. Quindi devi ricordare di quando eri anche bambino. Tipo quando qualcuno ti chiede da piccolo a te cosa piaceva fare? E lì che poi non ti ricordi tanto. Tu scusami, da dove vieni? Cioè tu, no, tu sei nata 9 anni fa, no? E quindi noi quando nasciamo, da dove nasciamo? Dalla pancia della mamma. E che ci mette nella pancia della mamma? Allora, io conosco questa storiella. C'è una cicogna che porta il bambino alla sua famiglia e poi con una bacchetta magica glielo mette all'interno. Della pancia della mamma. Sì, Ma fa bidi di bodi di buf puff. anche puff. Sì, qui c'è il bambino, lo tiene qui, poi lo mette qui, qui c'è la mamma, qui il bambino fa bidi di bodi di puff. E appare. E siamo nati tutti così. E senti, in questo procedimento, no? Conta qualcosa Dio? Sì, Aspetta che no. me lo segno, eh? Voglio prendere gli appunti perché io non voglio sbagliare. Allora, Dio e crea il bambino Dio crea il bambino. e decide a quale famiglia darlo. A quale famiglia? Poi decide anche in che zona farlo nascere, quindi c'è Cioè, la zona. che tu, te sei nata a Monza, l'ha deciso Dio. Sì. E Ah. Anche la zona, scusami se ti ho interrotto, vai. lo dà la cicogna, dove all'interno, perché la cicogna tiene tipo delle lenzuola così e qui all'interno c'è il bambino. Dove fuori c'è un piccolo cartellino con scritto i genitori e la zona. E poi la cicogna lo porta con la sua bacchetta magica, vola e vola e vola. E di notte cioè dice alla mamma di sottofondo che il bambino sarà messo nella sua pancia, la mamma si rimette a dormire e il bambino poi lo prende il bambino, prende la mamma, cioè non la prende proprio, Sì. mette il bambino vicino alla mamma, fa bidi di bodi di puff e il bambino è dentro la pancia. Il nome lo decide Dio, la cicogna, la mamma. La mamma e il Ok. papà. Alla mamma e papà, insieme. E Dio com'è? Una persona con quella cosa che hanno anche gli angeli sopra la testa. L'aureola. Ok. Eh sì, e con le foglioline attaccate Con le foglioline. e le ali. Le C'ha le ali. ali Ok, perfetto. per essere sopra in paradiso. Una casetta in paradiso. È la Dove lui casetta. vive? Perfetto. E lui ha creato il mondo. Sì, dentro la casetta c'erano dei fogli di carta e dei pennarelli. Li Così. prendeva, sì, li prendeva, disegnava il mondo, le cose. Infatti aveva 1750-1700 fogli. Quanti? 1750-1750-1099.000 fogli. Quanti?
1799, 1099, 500 miliardi di 91.099. Fogli. Sì, Ok. così li poteva disegnare tutto Sì. e mentre disegnava, poi fuori dalla finestra con il foglio lo metteva così girato che gli angeli vedevano cosa aveva disegnato e gli angeli lo andavano a costruire. Oppure Dio, cioè visto che agli angeli anche serviva una bacchetta magica, allora lui disegnava le bacchette magiche, poi faceva così, diceva Animatium! La bacchetta diventava vera. Come diceva? Animatium! Animatium. Sì, fuori dalla finestra la bacchetta... La bacchetta diventò che si poteva prendere in mano, la dava agli angeli e loro creavano il mondo. Ok, tutto molto chiaro, perfetto. La gente non smette di giocare perché diventa vecchia, ma diventa vecchia. Proprio perché smette di giocare. Io sto imparando tantissimo dai bambini e tantissimo dal gioco. In tanti si domanderanno: ma perché hai fatto questa cosa? Perché hai fatto babysitter? Perché io sono convinto che davvero giocando si impara chi siamo. Io faccio anche l'attore di lavoro e fare l'attore si dice in realtà recitare in italiano, ma recitare vuol dire recitare qualcuno, ha qualcosa che ha a che fare col giudizio, col tribunale, ti citano. Invece in altre lingue è molto più interessante. In inglese si dice to play, to jouer in francese, ma anche in tedesco. Che è giocare. Io mi ricordo che quando ero piccolo giocavo a guardie e ladri e lo stop lo dava la mia mamma e oggi lo stop per smettere di essere qualcun altro lo dà un regista, però più o meno siamo là. E allora dal gioco arrivano tante cose belle e importanti ed è per questo che volevo ringraziare Androni Giocattoli che mi ha aiutato tantissimo a realizzare Babysitter. Il signor Androni con una passione e un amore incredibile ha sempre messo al centro la sicurezza e la crescita dei bambini. Ogni giocattolo è un pezzo unico. Ed io lo devo ringraziare perché mi ha dato questa grande occasione, questa grande opportunità di creatività, di gioco e di bellezza, perché la vita è un gioco, la cui prima regola è far finta che non lo sia. Qual è il tuo film preferito? Sono troppi al Dimmene mondo. 25. 25. Dimmene 6. 6. 2. 100. Uno. I tuoi. Dai. Sono tutti belli. Non ci Ma l'ultimo che hai posso visto? fare niente. È l'ultimo che ha visto. Il tuo. Quale? Quello dove c'è un pazzo che crede che stia ancora con un'altra, ma in verità quell'altra tizia le ha dato soltanto un bacio in discoteca e dove tu sei in ospedale. Tutto molto bello? No, dove tu sei in ospedale che c'è la madre e il padre di quest'altra tizia che più o meno sta con te, vabbè, che ha la pancia e il Si chiama bambino. Tutto molto bello, forse. Io a un certo punto mi vesto da struzzo. Mi sa di sì. È quello, Tutto molto bello. Ti è piaciuto quel film? Sì, Ma molto. tu sai recitare qualsiasi cosa? Allora, Sì. se io ti chiedo di fare una cosa, adesso un provino, tu lo fai? Allora, adesso tu mi devi fare questo. Tu sei una bambina Una bambina. che è innamorata di un bambino di classe sua che si chiama Michael e ha deciso di fare una follia e ha deciso domani mattina di non andare a scuola per realizzare il grande sogno di Michael che è quello di avere una barca. E quindi tu domattina vai a comprare una barca per fare un regalo a Michael come gesto d'amore e lo stai raccontando ad una tua amica. Va bene? Più o meno. Adesso tu sei al telefono con questa tua amica e gli dici che domani devi andare a comprare una barca perché ami molto Michael e hai deciso di andare a comprare questa barca per dimostrargli che lo Ok, ami. come si chiama quella mia amica? Ok.
Quella tua amica si chiama Noemi. Allora, provino Isabel per un film che si chiama Innamorato, anzi si chiama Innamorata di Michael. Via. Azione. Allora, accendiamo il telefono, chiamiamo Noemi. Ok. Ciao Noemi. Sì, allora, hai presente quel Michael? Eh sì, quello lì, carino, sì, quello. Allora, visto che io lo amo, volevo comprare, cioè, volevo realizzare il suo grandissimo sogno. Sì, ora te lo dico un attimo. È quello di una barca. Allora, domani, che ne dici se tu dici alla maestra una bugia? E gli dici che io non ci sarò perché devo andare a trovare una persona che sta male, un mio conoscente, oppure un matrimonio, boh, fa quello che vuoi. E intanto io gli vado a comprare la barca. Una barca grande. Sì, poi l'acqua gliela porto a scuola. Si prende una piscina grandissima, sì. Gliela porto a scuola piena d'acqua e all'interno ci metto la barca. Sì, quindi tu devi fare soltanto questo. Sì, sta tranquilla, poi ci penso io, dico poi alla maestra. Se mai che mi fa delle domande, spiego io. Tu stai tranquilla, ok? Ok. Ciao. Ma aspetta, tu che sai? Quanto costa una barca? 99.700 euro? Ok, perfetto. Intanto 700 euro, no? Quindi siamo alla grande, vabbè, perfetto. Grazie, ciao. Bravissima Isabel, bravissima, un provino stupendo, veramente un provino stupendo, ma sei un'attrice brillante, ma veramente, complimenti, sei una grande attrice, davvero, mi fa tanto piacere questa cosa, sei veramente brava. Senti, ti volevo far vedere delle fotografie, mi dici se conosci queste persone, va bene? Ok. Sì. Chi è? Come. Aspetta, non mi ricordo il nome. Buttati. Però è. La regina. Come si chiama? Oh, non me lo La ricordo. regina di cosa? Ma L'ho vista in televisione tutto. d'Italia? La Forse sì. regina Forse d'Italia. Si no. chiama Giorgia. Davvero? Sì. Elettra Lamborghini. Eletta Lamborghini. Allora, io ti dico queste emozioni, tu mi dici che cosa ne pensi. Me In che senso cosa? le definisci? Ah, ok. Felicità, cos'è la felicità? Felicità è una sensazione quando dentro di te, tipo, vuoi fare mille cose che ti piacciono, però non trovi mai tempo, cioè quindi, che ne so, cioè dico delle cose a caso, dei giochi a caso. Cioè, tipo quando dici così, allora, oggi voglio giocare con la macchinina telecomandata, fare un puzzle, saltare sopra il letto, giocare con i palloncini, giocare a nascondino, giocare a chiapparella, giocare che devi stare sempre sull'ombra e se tocchi il sole, sei morto. E tutte cose che ti piacciono. Ok, senti, invece tristezza. Tristezza, quando tipo tu hai una carissima amica. E poi all'improvviso scopri che in verità lei faceva soltanto finta di essere la tua migliorissima amica, ma in verità non lo è. La migliorissima faceva finta. E non lo è? E perché lei faceva finta di essere la tua migliorissima? Non lo so. Ah, mi hai fatto un esempio a Un caso. Non esempio. ti è successo? No. Ah. Senti, ho altre 1350 domande. Perfetto. Vuoi farmi una domanda te a me? Sì, qual è il tuo sogno? Io
Il mio sogno è quello di fare questo lavoro finché divento vecchio e poi di vincere un premio Quale per un premio? film. Poi un'altra domanda. C'è una frase o un consiglio che ti ha dato qualcuno per aiutarti in questo lavoro? Sì, mi hanno consigliato una volta di essere molto concentrato sul mio sogno, sul mio obiettivo. Che ne so, non esiste un obiettivo troppo grande. Uno può anche voler vincere un Oscar, però se si concentra e riesce a essere determinato e quel sogno se lo tiene tanto tanto stretto, poi alla fine le cose succedono. Quindi il miglior consiglio che mi hanno dato è quello di riuscire a essere concentrato sull'obiettivo, cercando di essere nel frattempo gentile e di non farsi abbattere se le cose non vanno come voglio, perché è soltanto un passaggio. Se non hai più domande, non importa, torno a fartele io. Ok. Piacciono le Barbie? Cosa ti piace di Barbie? Di Barbie che le puoi mettere nella posizione che vuoi. Le puoi piegare, fare i punti, ruote, capriole, giravolte. I grandi smettono di avere la fantasia. Alcuni sì. E grandi, cioè alcuni finiscono di usare la fantasia perché ormai, cioè tipo, non ci credono più a certe cose. I bambini certe volte credono che ci sono le fate, gli unicorni e tante altre cose immaginarie. Ormai adulti, alcuni pensano che ormai queste cose non esistono, però tolgono tipo un sogno ai bambini, perché c'è tipo un bambino proprio è fissato con questa cosa che crede che gli unicorni, le fate, i boschi parlanti esistono. E poi lo chiede a sua madre, a suo padre, a un adulto. E poi gli dice l'adulto che non è vero. E così cioè gli toglie un sogno. Cioè, tipo, facciamo che questo è il cuore della sua immaginazione, cioè grande. Facciamo finta che è più grande così, però non ci riesco. In pratica, cioè, è come se lo rende così. E quindi ha proprio poca immaginazione, cioè da così a così. Senti, tu ci credi agli unicorni? Io tantissimo. Anch'io. Alle fate? Da morire. Io lo sapevo, me lo sentivo che tu ci credevi. Mamma mia, quanto ci credo. E sai cosa? Che ti dico cosa ne penso io. Sai che se qualcuno mi dice che non esistono, non mi importa. Ma c'è anche a me, però c'è tipo, se io lo chiedo 1.000 volte, c'è tipo a un adulto. Poi mi viene poi un po' la sensazione che non esistono. Cioè all'inizio dico vabbè, non è vero. Cioè tipo glielo chiede 99.700 volte e poi dico vabbè, non, io continuo a crederci, però poi dopo 2 volte, altre volte che glielo chiedo, poi piano piano mi viene da crederci sempre di meno, però io ci credo ancora. Ma sai cos'è? Che alla fine secondo me non importa, cioè nel senso, anche quando ti parlavi di Dio, cioè voglio dire, i draghi esistono? Babbo Natale? Quanti fogli ha Dio? 1.799.700.799.999.000. Molto bene. Senti, ma cosa c'hai nella borsa? Un quaderno. Per farti fare l'autografo. Ah, l'autografo per te? Un attimo, che trovo la pagina. Sì. Sì, A quello c'hai anche altri autografi? di ginnastica. Cosa c'ho scritto? Allora, leggo adesso.
sì. Pace. Ah, Isabel, non mi ricorderò quanti fogli addio, ma mi ricorderò sempre di quando... Di quanto? Di quanto... Sei? Ah, di quanto sei meravigliosa. Grazie. Di? Grazie di cuore. Senti, alla fine come sono stato? Come sono stato come babysitter? Ottimo. Ottimo. E quindi che voto mi dai? Da quanto? Da 0 a? A 10. 1000. Grazie. Che bel voto, da 0 a 10, 1000.